Ciao a tutti e benvenuti al 12° appuntamento della mia serie 23 Days of Christmas. Siamo oltre la metà. E anche il video di oggi è dedicato alle card fatte a mano. Vi mostrerò infatti come realizzare un altro biglietto unico e originale. Quindi mettetevi comodi e andiamo a cominciare. Partiamo con un classico biglietto ripiegato. Aiutandoci con matita e righello, andiamo a tracciare delle linee guida per il taglio, segnando la larghezza e l'altezza giuste per ricoprire la maggior parte del nostro biglietto. Procediamo poi a ritagliare il cartoncino seguendo le linee guida e incolliamolo sulla nostra card. Per dare l'effetto di una porta andremo ad inserire tre porzioni rettangolari di cartoncino marrone con un altro motivo. Perciò utilizzando il righello individuiamo le corrette dimensioni in questo modo. Una volta tracciati i contorni delle tre porzioni andiamo a riportarne le dimensioni su un cartoncino marrone. E procediamo a ritagliarle. Controlliamo l'esattezza delle proporzioni posizionando i ritagli sulla card e andiamo ad incollarli. Da un cartoncino nero ricaviamo ora una porzione tondeggiante che utilizzeremo come maniglia per la nostra porta. Ed incolliamola sulla card. Ora perforiamo un tondo da un cartoncino neutro. Pieghiamolo al centro e ritagliamo nell'interno. Questa sarà la base per la ghirlanda che decorerà la nostra porta. Su un cartoncino verde disegniamo ora delle piccole foglie e procediamo a ritagliarne a sufficienza da ricoprire tutta la ghirlanda. Possiamo ora incollarle sulla base in questo modo. E voilà! Aiutandoci con una forchetta, creiamo un piccolo fiocco per la ghirlanda. Facciamo passare il nastro attorno ai rebbi esterni e annodiamolo al centro, proprio come vedete. Ritagliamo il nastro in eccesso e aggiungiamone una porzione in alto. Possiamo ora incollare la ghirlanda sulla card, in questo modo. Su un cartoncino bianco stampiamo una frase di auguri utilizzando un timbro e andiamo a ritagliare una striscia di cartoncino in modo da creare un piccolo banner. Se non avete timbri, potete semplicemente scrivere la frase a mano libera. A questo punto aggiungiamo dell'adesivo dimensionale sul retro del banner ed incolliamolo al centro della ghirlanda. E voilà! Utilizzando una penna gel bianca andiamo ora a tracciare i contorni della porta in modo da darle più rilievo. Per finire dedichiamoci alla decorazione dell'interno, per la quale utilizzeremo dei timbri a tema natalizio, che andremo a stampare nella parte alta e in basso, proprio come vedete. Ed ecco qui la nostra card finita! Non era un'idea divertente per una card? Se questo tutorial vi è piaciuto, non dimenticatevi di cliccare mi piace e di condividere il video con tutti i vostri amici. Non dimenticate neanche di iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi progetti.
Come sempre vi ricordo che sul mio blog troverete la lista completa di tutti i materiali utilizzati con relativi link di acquisto e l'indirizzo del mio blog nella info box qui sotto. Se poi proverete a realizzare questa card, non dimenticate di taggarmi nelle immagini dei vostri risultati utilizzando l'hashtag CraftingWithJujitsu. Anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani con un nuovo video, ciao! Woo! Ciao a tutti e benvenuti all'11° appuntamento della mia serie 23 Days of Christmas. Nel video di oggi vi mostrerò come realizzare una divertente decorazione a tema natalizio proprio come questa.